E andiamo ai versi che io ho scelto di Noè. E quando pensiamo a Noè, pensiamo alla costruzione dell'arca, ci viene immediatamente da pensare al perché costruì l'arca Noè? Perché Dio avrebbe mandato il diluvio sulla faccia della terra. E quindi Dio aveva questa decisione nel suo cuore. E se voi aprite Genesi al capitolo 6, al verso 7, leggiamo: così l'Eterno disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questi sono i discendenti di Noè. Noè fu un uomo giusto e irreprensibile nella sua generazione. E Noè camminò con Dio. Vorrei chiacchierare con voi su questi due versi. Dio che ha deciso per quello che era la corruzione oramai del genere umano. Voi potete leggere nei versi precedenti che Dio si pentì di quello che aveva fatto, quasi a guardare la creazione rimpianse il momento in cui il Genesi ci diceva che Dio vide che era bello, molto bello. Dio guardava ciò che le sue mani avevano fatto e lo contemplava, al punto che il settimo giorno si riposò, stette lì a contemplare l'opera delle sue mani. Ma col passare, dopo la caduta di Adamo ed Eva, il genere umano andò sempre più scivolando fino a quando Dio disse nel suo cuore: qui dobbiamo resettare. Così quando voi state davanti al computer e improvvisamente si imballa, è andata a premere il pulsantino per riavviare il computer. E siccome non tutti avete il computer, ma avete il cellulare, ogni tanto anche il cellulare si imballa. Dopo aver cominciato a sbattere a destra e manca, qualcuno mi ricorda, dice: ma basta che lo resetti. A me è successo la prima volta, io ho detto ai miei figli: come si fa? E ogni telefono c'è il suo modo per essere resettata. La maggior parte bisogna premere sul tasto di avvio e tenere premuto al centro del telefonino. E vedete con un po' di insistenza che il telefono riparte, riavvia. Dio non aveva un pulsantino di reset. Decise di coprire la terra con l'acqua. E nel fare questo, nel prendere questa decisione, il primo, o meglio il secondo verso che abbiamo letto dice: ma, cioè davanti alla decisione di Dio di distruggere ogni cosa, un uomo trovò grazia agli occhi di Dio. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Quando Dio decide di mettere la parola fine, non è mai fine. C'è sempre la possibilità di un ma, di un'apertura anche a quella che può essere una decisione drastica da parte di Dio. Perché Dio aveva deciso di distruggere tutta l'umanità. Ma in questa umanità un uomo trovò grazia. C'era qualcuno che attirò l'attenzione di Dio.
E questo qualcuno si chiamava Noè. E il verso dopo ci dice che Noè fu un uomo giusto e irreprensibile nella sua generazione, in quella generazione che Dio aveva deciso di distruggere. C'era qualcuno che era giusto e irreprensibile. E poi il verso aggiunge: e Noè camminò con Dio. Siamo in un tempo in cui il popolo non ha la legge, non ha ancora la legge di Mosè, non ha gli statuti, non ha i precetti, non ha chi gli dice cosa fare e cosa non fare. Siamo in un tempo in cui la spiritualità è qualcosa di personale. Ricordate Caino e Abele? Entrambi offrivano il frutto della loro fatica. Uno offriva i frutti dell'agricoltura, un altro offriva i frutti del bestiame. Ma era qualcosa che facevano in maniera spontanea, non c'era il tempio, non c'era l'altare così come lo conosceremo dopo con Mosè. La relazione con Dio era qualcosa di molto personale. E Genesi al capitolo 6 ci dice: Noè camminò con Dio. Questo mi consente di dire a me e di dire a voi che anche nelle situazioni più complicate, anche quando il mondo va a rotoli, anche quando siamo in una generazione corrotta, anche quando siamo circondati da persone che bestemmiano e infangano il nome di Dio, anche quando siamo in mezzo ad una popolazione che non ne vuole sapere nulla di Dio, se noi vogliamo, possiamo camminare con Dio. Nessuno ce lo può impedire. E siccome Noè camminava con Dio, Noè conosceva Dio. E Dio conosceva Noè. E Genesi ci dice: Noè era un uomo giusto e irreprensibile. Però attenzione, quando noi diciamo di qualcuno quella è una persona giusta, pensiamo che sia un qualcosa che abbia a che fare con la giustizia agli occhi di Dio. Non dobbiamo intendere che Noè era giusto agli occhi di Dio, nel senso che era un uomo che non sbagliava, perché non ci sta dicendo questo la scrittura. E anche quando ci dice che era irreprensibile, non vuol dire che Noè non facesse guai. Perché voi che conoscete tutta la storia, dopo la costruzione dell'arca, dopo il diluvio, dopo aver salvato la sua famiglia, dopo aver salvato gli animali, Noè esce dalla barca, siccome era un contadino, dopo aver offerto un sacrificio al Signore, tornò a coltivare la terra, piantò una vigna, produsse dell'uva, ne fece del vino e Genesi ci dice si ubriacò. E ce lo dice proprio per non farci intendere in maniera errata questa parolina irreprensibile, perché tutti gli esseri umani hanno le loro debolezze, anche Noè aveva le sue. Allora che vuol dire che Noè era un uomo giusto e irreprensibile? Avete spesso visto dei documentari sulla Shoah, sullo sterminio degli ebrei. Ogni tanto viene fuori la storia di qualcuno che ha salvato degli ebrei. A me è capitato di scoprire di recente, vedendo il documentario fatto dal figlio di Piero Angela, ho scoperto che il nonno
Quindi che il papà di Piero Angela, che era un medico durante il fascismo, fece passare per pazzi tanti ebrei, li rinchiuse nella sua clinica e li salvò. E agli occhi del popolo di Israele, quelli che hanno salvato degli ebrei ricevono un titolo, giusto? Fra le nazioni. Ed è proprio questa la parolina che noi troviamo qui attribuita a Noè, giusto, Sadik. E il giusto fra le nazioni, questo titolo ci aiuta a capire il significato di questa parola. In che senso Noè era giusto? Era giusto nel senso che era una persona che si comportava in maniera tale da aiutare gli altri, si preoccupava degli altri, era sempre pronto ad aiutare chi era nel bisogno. La parola giusto si potrebbe tradurre solidale. E allora perché Dio sceglie Noè, che è giusto? È una persona che si preoccupa degli altri. Perché è vero che Dio aveva deciso di distruggere il genere umano, ma chiedendo a Noè di costruire l'arca, spera che attraverso Noè qualcuno salga sull'arca insieme a Noè e alla sua famiglia. Perché Noè era un uomo giusto, non era un egoista, che nel momento in cui viene a sapere che Dio distruggerà tutti gli altri, si mette lì, si chiude in mezzo al bosco, comincia a tagliare gli alberi, a costruire l'arca e non fa sapere niente a nessuno. Invece noi dobbiamo supporre che il tempo che Noè ha impiegato per costruire l'arca stava tutto il giorno a dire a quelli che abitavano attorno a lui, a quelli che ancora lo andavano a trovare, a quelli che gli andavano a dire: ma che stai facendo, hai perso la testa, ma sei impazzuto, ti è andato, hai sbroccato, ma che ti sei messo a fare? Tu che coltivavi la terra ti sei messo a fare il falegname, il carpentiere, il costruttore. Rendete conto, Dio prende uno che zappa la terra e lo chiama. Noè camminò con Dio, Noè conosceva la voce di Dio, e un giorno Dio gli dice: davanti a me la fine di ogni carne è giunta, la terra è piena di violenza, io distruggerò tutti gli uomini e insieme alla terra. Poi guarda Noè, gli dice: costruisci un'arca. Ma Noè quando mai aveva costruito un'arca? Se rispondiamo alla chiamata di Dio, potremmo trovarci a fare cose che mai avremmo pensato di fare. Però per costruire l'arca Noè aveva un minimo di esperienza. Sicuramente si era costruito casa. È vero che zappava la terra, ma a quel tempo ognuno si costruiva la casa da solo. Era come qualcuno di voi era capace di tagliare il legname, di tirarne fuori delle assi, di fare una casetta, poi di costruire anche i mobili, diciamo. Era il mestiere un po' di tutti, però Genesi ci dice Noè era un agricoltore giusto e irreprensibile. E la parola irreprensibile non voleva dire che non sbagliava mai. Questa parola ebraica voleva dire era una persona affidabile. E Dio sapeva che se diceva a Noè: costruisci un'arca di legno di gofer che abbia queste misure, Noè l'avrebbe fatto.
E questo mi consente di pensare che quando Dio ci chiede di far qualcosa, si fida di noi, conosce cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. E se ci coinvolge in un'opera è perché è sicuro che noi non lo deluderemo. Provate a leggervi da qui a domenica, nei prossimi giorni, la storia di Noè, capitolo 6, capitolo 7, capitolo 8 e capitolo 9 del libro della Genesi. Scoprirete una cosa che io vi anticipo. Dio parla, Dio dice a Noè cosa ha deciso di fare, Dio dice a Noè cosa deve fare. E sapete Noè che cosa fa? Non parla. Tre volte nella storia di Noè c'è questa espressione, quindi vi do il compito di andarla a trovare. Per tre volte voi troverete scritto che Noè fece esattamente tutto ciò che Dio gli aveva comandato. Dio sceglie un uomo che fa tutto ciò che lui gli dice senza aprire la bocca, senza dire: Signore, ma forse è meglio che all'arca, anziché di una finestra sopra, ce ne faccio qualcuno torno. Signore, ma perché la devo fare quadrata? Tonda è più bella. Io credo che ancora oggi Dio è alla ricerca di uomini e donne che fanno esattamente ciò che Lui dice di fare, senza aggiungere e senza togliere. Così come dice l'Apocalisse nelle sue battute finali: guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Noè è l'uomo giusto e irreprensibile che fa tutto ciò che Dio gli aveva comandato, e secondo me per una sola ragione: perché Noè aveva camminato con Dio. Camminare con Dio non vuol dire passeggiare. Camminare con Dio vuol dire fidarsi di Dio. Camminare con Dio vuol dire essere al passo del Signore. Camminare con Dio vuol dire: Signore, dovunque tu andrai, avete il coraggio di dire: Signore, dovunque tu andrai, io ti seguirò. E Gesù cosa ebbe a dire ai discepoli quando gli disse: vi farò pescatori di uomini? Gli disse: seguitemi. Gli fece qualche promessa: vi farò ricchi, vi darò una bella casa, vi darò un bel posto di lavoro, non vi mancherà mai niente. Io riflettevo ieri, tra le tante cose che provavamo a mettere a fuoco, e vi aggiungo solo questa, che quando Dio dice a Noè: costruisci un'arca, falla di legno di gofer, e quest'arca doveva essere circa 150 metri lunga. 150 metri. Quando è sto locale, Pastore Davide? Una trentina di metri, ma forse non ci arriviamo a 30 metri. 25 ad occhio. Se questo locale è 25 metri, vuol dire 8 di questi, o meglio, no, 6 locali uno dietro l'altro, 150 metri, largo 25 metri, e quindi qua ci siamo, più o meno, alto 15 metri, parliamo di un palazzo di circa 6 piani, 5-6 piani di altezza. Allora,
Avete davanti ai vostri occhi la larghezza, la lunghezza, l'altezza? Io vi dico, riuscite a capire quanto legno ci voleva? E Dio aveva detto a Noè, fa un'arca di queste misure di legno di gofer. E non succede come voi vedete nel film Un'impresa da Dio, hanno fatto diversi film sulla storia di Noè, è quello che gli comincia a crescere la barba, arrivano i tir con la legna. No, a Noè non sono arrivati i tir con la legna. Noè ha dovuto aprire l'armadietto che teneva a casa dove c'era la zappa, dove c'erano gli strumenti, ha dovuto prendere l'accetta, tutte le accette che aveva, ha chiamato a Cam, Sem, Yafet, Wagyu. Qua c'è da lavorare. Noè fece esattamente tutto ciò che Dio gli aveva comandato di fare. Questo mi consente di dire, sapete cosa vuol dire servire il Signore? Metterci fatica, sudare, investire di proprio e se necessario pagare di tasca propria. Ed è quello che fece Noè. Però l'opera che Noè realizzò obbedendo al Signore salvò lui e la famiglia sua. Noè fece quello che fece perché aveva creduto, e questo lo dice lo scrittore agli ebrei. Noè credette in Dio vedendo ciò che il Signore gli dava da costruire, e il libro degli Atti degli Apostoli dirà: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Servire il Signore, camminare con Dio, rispondere alla chiamata di Dio non è andare incontro a qualcosa di materiale, ma vuol dire salvare l'anima nostra, diventare strumenti per la salvezza dei nostri cari e guadagnarci. Perdonate, cancellatelo sto verbo, è sbagliatissimo. E accogliere per grazia la vita eterna, perché se vi dico guadagnare vuol dire che se facciamo i bravi, il Signore ci paga con la vita eterna. No, Noè trovò grazia agli occhi di Dio. La salvezza, l'eternità sono un dono del Signore, ma per afferrarlo noi dobbiamo seguirlo, dobbiamo rispondere alla sua chiamata e fidarci di lui. Prendetela questa sfida, leggete questi 5 capitoli della Genesi, vi verranno, anzi se leggete anche il capitolo 6 vi verranno un sacco di domande, trovate tante cose curiose, sono tra le pagine più affascinanti della scrittura, cominciando dai giganti a finire al vino, per poi parlare del mantello con il quale Noè sarà coperto da due dei figli, mentre uno lo prenderà in giro. C'è tanta etica, ma io voglio che questa sera vi restino queste espressioni. Noè era un uomo giusto e irreprensibile. Che il Signore ci dia di avere un cuore disposto ad aiutare gli altri, ed avere una personalità, un atteggiamento affidabile. Paolo dirà a Timoteo: cerca uomini fedeli. Lì lo stesso termine può essere reso affidabili, persone affidabili ai quali trasferire ciò che io ho dato a te. E queste persone devono essere capaci di trasferire ad altri, perché la grazia di Dio passi di generazione in generazione. Giusti, irreprensibili, e Signore aiutaci a camminare con te come camminò Noè. Amen. Dio vi benedica, vi invito ad alzarvi.